Il mio nome è Qualcuno e questo sarà un video di riassunto e analisi di Dear Esther. Poiché conterrà spoiler, è indirizzato solo a chi ha già vissuto Dear Esther in prima persona, preferibilmente più di una volta, o chi quantomeno lo ha visto sul mio canale. Vi invito anche a farvi delle vostre considerazioni prima di continuare con la visione, perché ovviamente un video come questo potrebbe privarvi o in parte rovinarvi questa possibilità. And the player's imagination is the most powerful thing you've got in your design kit. There is nothing you can put on screen, there is nothing you can do with audio, there's nothing you can do with dialogue that will ever be as powerful as the player's own imagination. So if you oversell the idea and oversell the image, what you're actually doing is you're kind of not only robbing the player of the opportunity to invest in the game, but you're also fundamentally opting for a weaker tool than what the player can bring to the experience themselves. Usando bene questa filosofia si possono creare opere molto suggestive, ma c'è il rischio che alcuni invece se ne approfittino, creando pigramente un po' di fumo amorfo che non ha davvero senso, per gettarlo in faccia alle persone lasciando che le loro capacità speculative facciano il resto. Non è il caso di Dear Esther, che complessivamente è superbamente ragionato nei suoi aspetti cruciali, pur essendo volutamente sfumato in vari aspetti, che portano lo spettatore a interrogarsi su cosa succede, cosa è vero e cosa no. Prima di approfondire un po' di cose, citando anche alcuni dei dettagli che si possono notare solo dopo aver percorso l'isola più volte, partiamo dalle basi abbastanza assodate. Il narratore e protagonista guida un'automobile con a bordo la sua amata Esther. I due hanno un incidente stradale che coinvolge un'altra persona, Paul. Esther muore, il narratore ne è sconvolto e diventa eremita in lutto su di un'isola o un limbo dal quale vuole uscire. Le parole del protagonista sono a volte criptiche per via della natura poetica delle lettere indirizzate alla sua perduta cara Esther. Altre volte sono confuse per via dello stato emotivo e psicofisico, complice, ad un certo punto, anche il dolore a seguito della rottura di una gamba e il vasto consumo di antidolorifici per provare a mitigarlo. Inoltre, durante il cammino, sentiamo solo una combinazione di alcune fra tutte le epistole e riflessioni presenti in Dear Esther. Ogni volta che ricominciamo possono capitarne altre. In un ciclo ci raccontano e suggeriscono qualcosa, nel ciclo successivo qualcos'altro. Sull'isola possono esserci o non esserci diversi oggetti e si possono scoprire nuovi dettagli girando ora a sinistra anziché a destra come prima. Lo spettatore, come il narratore, colleziona diversi frammenti di ricordi, poesie e pensieri ogni volta che percorre e ripercorre i sentieri dell'isola, ancora e ancora, come in una spirale. Quindi, anche se secondo me non c'è un numero minimo o giusto di ripetizioni da fare per godersi appieno l'opera, perché anche completando Dear Esther solo una volta si può comunque coglierne l'essenza e apprezzarne l'esposizione artistica, è innegabile che dopo più cicli e più epistole la storia si arricchisce di dettagli, anche se non diventa mai più nitida del necessario e resta sempre equilibratamente indefinita, invitando lo spettatore a riordinare i pezzi. La morte di Esther e la sua causa sono il fulcro dei pensieri del narratore, che fa spesso riferimenti al luogo dell'incidente, similitudini e metafore sul motore o le lamiere sventrate dell'automobile. Sull'isola si possono trovare rottami, attrezzature mediche e anche la foto di un'ecografia che implica la gravidanza di Esther. All'inizio il narratore accusa Paul dicendo che era ubriaco al volante, successivamente lo discolpa dicendo che non lo era. Dice anche che al suo arrivo sull'isola lui, il narratore, era ubriaco, forse solo dopo la perdita di Esther, per via del dolore, o forse lo era anche mentre guidava la macchina. In seguito però afferma che no, non era ubriaco. Forse accusare Paul o se stesso è solo la ricerca di qualcuno da incolpare per la tragedia. Qualunque sia la verità, il narratore aggiunge l'alcol alla sua collezione di ossessioni, tra le quali c'è anche il numero 21.
Ad esempio, 21 sono le connessioni nello schema elettrico del sistema antibloccaggio dei freni in una macchina, 21 i minuti trascorsi quella notte prima dell'arrivo dei soccorsi, 21 le volte che il narratore ha ripercorso la strada alla ricerca del punto dell'incidente, 21 le lettere scritte ad Esther, 21 le specie di gabbiani presenti sull'isola, menzionati spesso e che lo guidano verso l'antenna dalla quale, metaforicamente, diventerà uno di loro per lasciare l'isola. Altro elemento ricorrente è la città Damasco, che insieme ad altre frasi evoca l'episodio biblico di San Paolo che si converte dopo essere stato fulminato sulla via di Damasco, come si suol dire. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. È un episodio che per antonomasia simboleggia un grande stravolgimento nella vita di una persona rimasta segnata da un evento. Ecco dunque il perché di quelle raffigurazioni, che in una frase scopriamo essere state realizzate dal narratore tramite pittura mescolata alle ceneri di Esther. La formula di struttura dell'alcol etilico, presunto colpevole o capro espiatorio, che durante la guida può aver alterato il veicolare di impulsi dei neuroni, in quelle autostrade filiformi che diventano il circuito elettrico del sistema antibloccaggio dei freni. E Damasco, similitudine religiosa che in questo caso marca il prima e il dopo la perdita di Esther. Sono pittogrammi di elementi che orbitano attorno a quella morte, ed è come se il narratore scrutasse scienza, e forse anche altro, alla ricerca di spiegazioni logiche o spirituali dietro quella tragedia. At night you can see the lights sometimes from a passing tanker or trawler. From up on the cliffs they are mundane, but down here they fugue into ambiguity. For instance, I cannot readily tell if they belong above or below the waves. The distinction now seems banal. Why not everything and all at once? There's nothing better to do here than indulge in contradictions whilst waiting for the fabric of life to unravel. Oltre al narratore, Esther e Paul, ci sono altri 2 personaggi che vengono nominati, per un totale di 5. Jacobson, un pastore dell'isola morto nel 1700, e Donnelly, venuto sull'isola alla ricerca infruttuosa di un santo eremita e che scrisse un libro sulle storie isolane prima di tornare a casa e morire. Il libro, anche se non del tutto attendibile a causa della febbre e del consumo di laudano del suo autore, fornisce varie informazioni al protagonista, che dice di averlo rubato in una biblioteca prima di recarsi sull'isola. A partire dalla caduta nelle grotte, il narratore a volte nomina Jacobson e Donnelly scambiandoli o mescolandoli a se stesso. Gradualmente arriva poi anche a invertire o confondere elementi di loro 3 con anche elementi di Paul ed Esther. Secondo me ciò è dovuto al progressivo intensificarsi del dolore di camminare con una gamba rotta e al fitto consumo di antidolorifici, che ubriacano la sua penna rendendola ancora più libera del solito. E quindi quelli che all'inizio sono guizzi poetici per intrecciare se stesso a quegli altri 2 uomini che come lui avevano vagato per i luoghi suggestivi dell'isola, degenerano in una disomogenea amalgama di ricordi e riflessioni su tutti e 5 i personaggi. Tuttavia, in cima all'antenna il narratore dice Esther Donnelly e Paul Jacobson in un componimento molto poetico ma lucido. Ed è quello conclusivo, quindi si è portati a pensare che probabilmente in questo caso c'è un altro motivo. Vi propongo 3 possibili punti di vista. Forse Esther è una discendente di Donnelly, e Paul, che non può essere un discendente del pastore Jacobson perché ci viene detto che non ebbe figli, per puro caso o destino ha lo stesso cognome. 2 sconosciuti coinvolti in un incidente hanno gli stessi cognomi di 2 uomini che secoli addietro hanno camminato sulla stessa isola sperduta. Forse è per questa strana coincidenza che il narratore ha preso il libro di un antenato di Esther e si è recato su quell'isola dopo la morte di lei. Seconda teoria. Più volte in Dear Esther viene detto o traspare il tema del ricordare o venir ricordati, anche grazie alle parole remember me, ricordami, che si possono sentire più volte e che sono distorte,
come se originarie dell'aldilà e faticosamente captate dal radiofaro dell'isola. Proprio nelle frasi finali, il protagonista auspica di salvaguardare il ricordo di Esther e si interroga su chi si ricorderà di Donnelly e Jacobson, persone, come anche Paul, le cui storie sono entrate a far parte della sua in modo significativo. Ed ecco quindi che Esther e Paul diventano simbolicamente anche i ricettacoli mnemonici di Donnelly e Jacobson, e le loro memorie vengono metaforicamente affidate al radiofaro e all'isola affinché continuino a vivere. Altri invece ritengono che in Dear Esther ci siano solo due personaggi, Esther Donnelly e Paul Jacobson, che sarebbe il protagonista narrante. Vi dico subito che per me non è così, ma secondo questa interpretazione, Esther e Paul si scontrano con una terza persona, ma di cui non sappiamo e non ci importa il nome. Per via del trauma ed il senso di colpa per la morte di Esther, il protagonista prende la parte che ritiene colpevole e la espelle, creando una persona a parte, Paul l'ubriaco. Cosa che non quadra affatto secondo me, anche perché in quel ricordo del protagonista che va da Paul non sembra proprio un incontro interiore o metaforico fra due parti della stessa persona, bensì fra due persone distinte e separate. Sempre secondo questa teoria, Jacobson il pastore e Donnelly lo scrittore, quindi il libro, i racconti su eventi e costumi dell'isola eccetera eccetera, sarebbe tutto inventato dal protagonista. Jacobson, rimasto solo sull'isola, sarebbe il riflesso di Paul, il protagonista, e Donnelly, lo scrittore con la sifilide venuto sull'isola alla ricerca di un eremita e che è morto dopo essere tornato nel continente, sarebbe il riflesso di Esther per non so quale motivo. E dunque, secondo questa teoria, il perché di Esther Donnelly e Paul Jacobson alla fine sarebbe che prima di gettarsi, Paul riunificherebbe le quattro unità, cioè le quattro metà in due unità, Esther Donnelly e se stesso Paul Jacobson. Peccato però che poi dice: vedrò a sinistra Esther Donnelly volarmi accanto e vedrò a destra Paul Jacobson volarmi accanto, come se ancora vedesse una persona distinta e separata da lui. Capisco che in una storia del genere c'è molto spazio per possibili interpretazioni, ma per me questa teoria non ha solidi riscontri e piuttosto abbraccio o la prima o la seconda. Dear Esther, I sometimes feel as if I've given birth to this island. L'isola, pur non essendo un personaggio, certamente è un protagonista, che ha e che suscita una doppia natura. Da un lato sembra un'incontaminata bellezza naturale, dall'altro è anche incredibilmente sporca, infetta. Può essere molto piacevole percorrerla e ammirarne i paesaggi in solitudine, ma può anche indurre malinconia e spingere a desiderare di avere qualcuno accanto. Ci si può sentire al sicuro dai pericoli di una metropoli, prima di sentirsi smarriti al pensiero di essere soli su un'isola deserta su cui stanno discendendo freddo e buio. Infine, la doppia natura dell'isola che maggiormente muta in base allo spettatore. L'isola è un luogo reale o no? Il narratore parla di calcoli renali, che secondo molti causano uno dei peggiori dolori che si possono provare in vita, e di come l'isola possa essere un prodotto di lui, quindi del suo dolore per la morte di Esther. Sono metafore e analogie poetiche che nascono mentre lui cammina davvero su un'isola concreta, o l'isola è un'incorporea rappresentazione dei suoi tormenti? La voragine che incontra è una cosa reale a cui lui, nel suo dolore, attribuisce una natura tombale? Oppure lui si trova in un mutevole limbo che manifesta così il vuoto che sente per la perdita dell'amata? Quando dice «la sofferenza mi scorre dentro come una falda idrica», è una poetica sovrapposizione fra se stesso e ciò che vede sull'isola? O è un'isola surreale che si plasma in base allo stato d'animo di chi ne è il creatore? In più punti si possono osservare delle ombre, dei fantasmi. Forse di Esther, forse del pastore Jacobson, forse di Donnelly, morto lontano dall'isola ma comunque legato a questo posto.
Se decidiamo che siamo in un mondo onirico o di coma o qualcosa del genere, facciamo presto a spiegare molte stranezze. Ma è anche possibile che l'isola sia comunque il mondo reale e che forse i fantasmi sono un elemento ultraterreno dell'isola, che in ogni caso già trasuda suggestione spirituale. Oppure, a proposito di suggestioni, forse quelli non sono veri fantasmi, ma i prodotti degli occhi e della mente di un uomo affranto, che vaga in solitudine al crepuscolo su di un'isola lontana da tutto e tutti. Forse lui si è davvero maniacalmente portato sull'isola alcuni rottami dell'incidente, e ha dipinto almeno parte di ciò che si vede. Le quantità più eccessive e le posizioni più improbabili da raggiungere sarebbero spiegabili come miraggi o ingigantimenti dovuti al dolore e al consumo di analgesici. Quindi possono esserci varie interpretazioni, anche per il finale. Forse quel che vediamo è un'esperienza di coma a seguito dell'incidente, con il protagonista che ha costruito tutto dell'isola. E alla fine magari esce dal coma, oppure si lascia andare per riunirsi ad Esther. Forse è già morto, e l'isola e le lettere sono tutti echi dei ricordi e dei rimpianti di un fantasma sulla strada verso Damasco. Forse è un sogno del narratore che affronta il suo lutto, e il volo finale rappresenta almeno una parziale accettazione e il riuscire ad andare oltre. O forse il protagonista si trova davvero su quell'isola, e tramite il suicidio trova liberazione e speranza di riunirsi ad Esther, nel continuo ciclo della vita. Una delle mie frasi preferite è quella dove il narratore mette se stesso ed Esther sul medesimo foglio della vita, separati poi da un'increspatura, l'incidente. Anche se c'è questo grado di separazione, anche se le lettere piegate a guisa di barchetta non possono raggiungerla e sono destinate ad affondare, i due sono ancora vicini. E come l'acqua trasporta e unisce l'inchiostro da una piega all'altra del foglio, così la morte farà da punto di contatto. Dear Esther nacque nel 2007, inizialmente come mod di Half-Life, concepita da Dan Pinchbank mentre stava lavorando al suo dottorato sui videogiochi. Un progetto estremamente indie che coinvolse amici, le musiche straordinarie di Jessica Curry e l'azzeccatissima voce ed intonazione di Nigel Carrington. Successivamente Rob Briscoe si offrì di lavorare sul design grafico e nel 2012 Dear Esther uscì come gioco a sé stante. Gioco è un termine che può sembrare improprio, persino a chi come me adora Dear Esther, visto che l'interazione è minimissima. Molti lo chiamano walking simulator, simulatore di passeggiata, un termine spesso usato in modo dispregiativo anche se ormai è una tipologia di gioco più riconosciuta, seppur di nicchia, e di cui Dear Esther è stato pioniere e negli anni punto di ispirazione per altre persone. La The Chinese Room, madre di Dear Esther, e in collaborazione con la Frictional Games, madre anche di un altro capolavoro, cioè Amnesia: A Machine for Pigs, sfortunatamente nel 2017 è stata acquisita da un'altra azienda a seguito di problemi economici. Ad oggi sembra esserci stato un cambio di direzione, puntando alla realizzazione di giochi, diciamo, più convenzionali. Io spero riusciranno a realizzare altri progetti particolari, ma se anche purtroppo ciò non succederà, ci resterà comunque il ciclico ricordo di Dear Esther, una grande opera poetica che fa riflettere ed emozionare.